Di certo non c'è più tempo da perdere e siamo tutti chiamati a fare la nostra parte. È con questo spirito che è stata lanciata una raccolta fondi civica a sostegno di un progetto ideato per liberare i nostri mari dalla plastica. Si chiama Mare Circolare ed è promosso da Garbage Group e finanziato dalla Regione Marche. Si tratta di un esempio di blue crowdfunding, il cui obiettivo è quello di ottenere fondi per ripulire le nostre acque e preservare così anche la fauna ittica. Comincia da Fano, Senigallia, Riviera del Conero e Civitanova Marche. L'iniziativa, coordinata da SVEM, vanta inoltre due testimonial d'eccezione, l'attore Giobbe Covatta e lo chef stellato Moreno Cedroni, protagonisti di uno spot che invita i marchigiani a dare il loro contributo. Il progetto Blue Crowdfunding è un progetto transnazionale che coinvolge 13 partner di 9 paesi europei, in cui appunto si unisce l'integrazione dei fondi europei con questa innovazione del crowdfunding civico, che di fatto mira a integrare i fondi europei con migliorando i flussi economici che consentono appunto di raggiungere risultati maggiori. È un progetto estremamente interessante, vista l'importanza che riscuote la sensibilità della salubrità del mare, con un occhio di riguardo appunto anche per tutto l'indotto che ha a che fare con la ristorazione, col turismo, per rendere sempre più appetibile insomma questa porzione di Adriatico e le nostre città. Quindi un progetto che fondamentalmente ha 4 aree cardine. La prima è un'area fragile individuata nel Conero e le altre sono le città che hanno appunto valenza turistica importante, con centri urbani importanti come Fano, come Senigallia, come Civitanova, e quindi siamo molto felici insomma di portarlo io personalmente poi a Fano, che è la mia città, partire proprio da qui per centrare l'obiettivo dei 40.000 euro, che è l'obiettivo minimo per questa porzione di mare. Qualora appunto, come noi ci aspettiamo, il crowdfunding avesse ulteriore successo, potremmo ampliare questa zona di mare, quindi rendere un servizio ancora migliore, ancora più importante per la nostra regione. Siamo molto orgogliosi di poter annunciare questo progetto di New Crowdfunding, che in qualche modo coinvolgerà la nostra produzione, perché Garbage, l'università e tutti i soggetti che hanno lavorato a questo progetto, compresa SVIM, sono soggetti marchigiani che hanno messo insieme una barca con tutte le certificazioni tecniche per poter raccogliere la plastica. Questo tema credo che faccia la differenza tra il dire e il fare. Noi dobbiamo mettere in piedi, nell'ambito della blue economy, della sostenibilità ambientale ma anche economica, un progetto che ci vede protagonisti, e in questo caso saranno le Marche a dare una soluzione di raccolta della plastica in mare a tutto il resto del mondo. Quindi è qualcosa davvero molto importante. Intanto invito tutti a partecipare alla piattaforma crowdfunding, anche con cifre basse, però per dare un sostegno a questo progetto. E poi dobbiamo essere bravi a creare una filiera produttiva di questo tipo di imbarcazione, che verrà venduto in tanti paesi e sarà un esempio di come si può migliorare l'ambiente in mare. Ringrazio Kenyuko Promo che ci ha ospitato questa mattina per lanciare questo crowdfunding, e credo che dalle Marche parta un segnale molto importante per tutti.